Allora, come vi ho promesso, l'intervallo ho finito l'esercizio, sì, questa prima parte dell'esercizio, ripercorro velocemente che cosa ho fatto. Beh, semplicemente avevamo il metodo countTripStarted, l'ho copiato uguale chiamandolo countTripEnded, dove ho modificato semplicemente la query da startTerminal a endTerminal. Dopodiché nel controller avevamo, il modello già faceva queste due chiamate, quindi il modello di fatto non ha cambiato nulla. Il modello restituisce la lista di statistiche al controller, e quindi l'unica cosa in più che ho fatto nel controller, erano arrivati qua, lista di statistiche delegata al modello e un po' di append text per scrivere, no, sulla finestra le statistiche che ho calcolato. Ne ho approfittato per stampare anche la data del viaggio corrispondente. Quindi, come abbiamo visto ieri, io ho un oggetto di tipo local date, che è un day. Per stamparlo posso usare un suo metodo format. Il metodo format accetta come parametro un oggetto di tipo dateTimeFormat. Quindi io voglio stampare viaggi del giorno tal dei tali, e posso usare un dateTimeFormat tra quelli predefiniti, ad esempio. Ci sono, forse qua, ecco, nella tabella qua sotto c'è l'elenco dei dateTimeFormat già predefiniti. Se ci va bene uno di questi, che lavorano tutti, come dicevamo ieri, sul formato ISO, e quindi anno, mese, giorno, io ho scelto ISO local date, e quindi viene fuori qualcosa tipo anno, trattino mese, trattino giorno. Se non mi va bene, devo crearmi un formatter io passando il pattern, in questo caso, cioè così, non vale la pena, no? Quindi per stampare un day, il metodo più semplice è il metodo format, passandogli la specifica del formato in cui lo voglio stampare. E infatti la prima riga è viaggi del 2013-09-15, che è la stessa data che avevo selezionato sopra, semplicemente in un formato diverso, perché quello sopra, il calendario ha preso l'italiano perché, diciamo così, l'installazione di questo computer è localizzata in Italia, quindi usa l'italiano come lingua, diciamo così, con cui mostrare le date in questo. Se lo prendiamo, questo stesso eseguibile, lo mettiamo su un PC installato in lingua tedesca, vi fa vedere il calendario in tedesco. No? Invece qua sotto non dipende dalla localizzazione, è sempre formato ISO, per come l'ho usato. E poi, semplicemente, di tutte le stazioni che avevamo aggiunto, mi restituisce i due numeretti, no? Numero di trip che parte e numero di trip che arrivano. Vedete che alcune stazioni chiaramente sono più frequentate di altre, ma questo, diciamo, di per sé non ci stupisce. Forse l'unica cosa che non ho fatto rispetto al testo, che non abbiamo curato più di tanto, è il fatto che le stazioni devono essere elencate in ordine di latitudine. Qua invece le stazioni sono elencate in ordine di così come mi sono arrivate dal database, no? Che è un ovvio di niente. Quindi questo, diciamo, non lo faccio adesso, però sarebbe una modifica ancora da fare. Come facciamo a farlo? Nel modo più semplice di tener conto di questo orientamento è qua dentro il modello. Andiamo nel calcolo stats, quando iteriamo sull'elenco di stazioni. A questo punto, anziché iterare sull'elenco di stazioni così come mi è arrivato, lo ordino, ne faccio una copia, la metto in ordine con un comparator che tenga conto della latitudine e poi itero sul risultato dell'ordinamento. Se l'ordinamento che mi avessero chiesto fosse stato un ordinamento più sensato, tipo quello alfabetico, allora avrei anche potuto pensare di creare già la collection in ordine alfabetico, GetStation, magari rendendo questa lista già ordinata secondo l'ordinamento naturale dell'oggetto Station, che potrebbe essere
l'ordinamento alfabetico, magari va bene per tutti, quindi bisogna sempre capire se quando devo fare un ordinamento, quell'ordinamento va bene per tutti e allora lo definisco come metodo di ordinamento naturale dell'oggetto, ad esempio quello alfabetico, oppure se è un ordinamento che mi serve solamente in quella funzione. Allora in quel caso non conviene tenere sempre ordinata la collection in un modo strano, perché in un punto mi serve, poi magari in un altro punto mi serve diverso, come faccio? Allora rifaccio un ordinamento locale solamente dove mi serve. Questo lo completo, questo solo per rimarcare che manca ancora questo punto, lo completo poi con calma, ma non adesso, non perdiamo tempo adesso su questo dettaglio, no? Quindi la soluzione che poi troverete avrà anche quel tre righe in più in questo punto, anzi mettiamolo come to do, così to do ordinare PlayStation per dove era? Era qua, latitudine da nord verso sud, quindi deve decrescere la latitudine, giusto? Perché a nord è 90 e all'equatore è 0. Qui siamo a San Francisco, quindi latitudini positive, da nord verso sud deve decrescere. E quindi dove ero già? Nel modello. Latitudine. Ok, segniamocelo, lo faremo. A questo punto possiamo cominciare ad affrontare il punto 2, che è quello del simulatore. Il cui mi dice, beh, la data precedentemente inserita rappresenta il giorno da simulare, quindi il giorno che ho scelto. Quando schiaccio su simula, lui deve chiaramente simulare l'andamento di tutti gli spostamenti di biciclette. Quindi mi faccio due domande per partire. Una, qual è l'informazione, cioè i dati su cui la simulazione, ricomincio da capo a fare, quali sono i dati che la simulazione sta facendo evolvere? E poi l'altra domanda che mi faccio è quali sono gli eventi che fanno evolvere la situazione. Quindi sto fotografando un insieme di variabili e queste variabili cambiano. Cambiano perché arrivano degli eventi nuovi. Allora, chi sono gli eventi e quali sono i dati che cambiano? Allora, i dati che cambiano, cioè lo stato della simulazione, è l'occupazione delle varie stazioni. Cioè io in un istante di tempo sto simulando per capire quante biciclette ci sono in ciascuna stazione. Un dato che all'inizio lo imposto io, mettendo il capo per cento della capienza massima, e poi andrà avanti. Sulla base di eventi. Eventi, che cosa sono questi eventi? Sono, in questo caso, solamente di due tipi. Prendo la bici nella stazione di partenza, poso la bici nella stazione di arrivo. Giusto? Quindi ho questi due tipi di eventi che mi fanno, ogni volta che c'è un evento prendo la bici, si decrementerà il conteggio delle biciclette nella stazione di partenza. Ogni volta che un evento poso la bici, si incrementerà il conteggio della bici nella stazione di arrivo, sempre che si possa fare questa operazione, la presa o la consegna, sulla base del numero di posti disponibili e di biciclette disponibili. Quindi, l'evento, in questo caso ho solo due tipi di eventi, presa e riconsegna. Quali sono gli attributi dell'evento, le informazioni associate all'evento? Beh, la presa o la riconsegna, entrambi avranno un'informazione su qual è la stazione, qual è l'istante di tempo e eventualmente anche, vediamo se ci serve, anche l'informazione sul trip, sull'intera altra informazione. Però quelle due essenziali sono quelle. E questi eventi verranno elaborati in ordine di tempo. Non in ordine della tabella, del database, perché io la tabella li ordina, ma non so neanche come siano ordinati la tabella TRIPS, però potrebbero essere ordinati per data di partenza. Ma in realtà tra queste date di partenza ci sono anche degli arrivi, che sono eventi tipo diverso, che saranno poi mescolati tra di loro, tracciati tra di loro. Ok? Quindi cominciamo a prepararci ciò che ci serve per simulare questa situazione.
Allora, chiamiamo, facciamo una classe simula. Allora, questa classe simula è tutto qua dentro. I dati che deve far evolvere sono, dicevamo, l'occupazione delle varie stazioni. Quante bici ci sono presenti in ciascuna stazione? Come lo possiamo memorizzare questo? Beh, il modo più semplice è immaginandomi una mappa che da station mi mappa l'intero. Quindi questo è l'oggetto simulato. Private map da station a integer. Occupazione. Ad ogni passaggio della simulazione, ad ogni evento che capita, il contenuto di questa mappa viene aggiornato. Java util map. E questo è il dato principale. Dopodiché, per condurre la simulazione, ho anche dei parametri in input e dei parametri e dei valori in output. I parametri in input che mi condizionano la simulazione essenzialmente è il giorno e il K. Quindi il giorno è local date day e Java.time ovviamente, perché devo dirtelo ogni volta, e la, diciamo, il K della simulazione, il fattore di carica. Mentre i parametri in uscita cosa sono? Sono il numero di prese mancate e il numero di consegne mancate. Sono due interi. Questo è ciò che entra nel simulatore, questi due valori, ciò che esce dal simulatore, questi altri due valori. Quando noi attiviamo il simulatore, nel costruttore gli possiamo passare i valori su cui deve lavorare. Quindi il costruttore, public simula, riceverà la local date day e il double k. Sulla base di questi dati lui deve, beh, innanzitutto se li memorizza, ovviamente, e poi inizializza le strutture dati che gli serviranno per andare avanti. Ad esempio, inizializza la mappa popolando tutte le stazioni con il K% di occupazione. Tutte le stazioni, come faccio a saperlo? Le stazioni? Le stazioni non le so io, le sa il modello. Quindi ho bisogno, per poter lavorare, di un riferimento al modello. Simulo le informazioni che sono presenti nel simulo uno scenario sulla base delle informazioni che sono presenti nel modello, quindi il modello lo devo conoscere. Quindi, oltre a questi parametri, mi serve anche, in più, lo mettiamo come primo, un riferimento al modello, che ovviamente, qui ho dimenticato una tonnellata di private, e poi ovviamente anche il modello, c'è
ce lo memorizziamo. A questo punto, avendo il modello e i dati, possiamo cominciare a inizializzare la mappa, mettendoci dentro il valore, no, di biciclette dato da k, k volte la capienza massima. Quindi iteriamo su tutte s:model.getStations per ciascuna stazione, calcolo le biciclette da metterci prendendo il dock count, cioè quanti stalli ci sono disponibili, moltiplicati per k. K lo intendo come un numero da 0 a 1, lo metto da 0 a 100 e scriviamo magari tra 0.0 e 1.0. Questa cosa qua si arrabbia perché questo è un double, ma noi lo tronchiamo intero, così non ci pensiamo più. Quindi se k è 0,5 metterò un numero di bici pari al 50% del numero di posti disponibili. E nella mia mappa occupazione, punto put nella station S il numero di bici che ho appena calcolato. Sono le 4 del mattino, ho messo a posto le bici. Poi ho bisogno in qualche modo di sapere quale storia è simulata. Quindi che qualcuno mi dica quali sono le trip di quella giornata. Allora, uno può pensare, quando inizializzo il simulatore lo inizializzo così vuoto e ho finito. Poi potrei avere un altro metodo, load events, in cui mi passano, prima di iniziare la simulazione vera e propria, mi caricano gli eventi, mi passano l'elenco degli eventi che devo simulare. E gli eventi che cosa sono? Beh, per il momento sono, chiamiamolo trips, perché chi usa il simulatore magari non sa cos'è un evento, l'elenco delle trip che devo simulare per quel giorno. Quindi in questo caso è una lista di trip per cui mi dice, guarda che in questo giorno ci sono queste tre da simulare. Io devo prendere e trasformarli in eventi del mio simulatore, inseriti nella coda di esecuzione. Quindi questo metodo loadTrips è quello che mi carica la coda di simulazione. Quindi inserisco le strutture dati, inserisco la coda di simulazione e poi finalmente posso far partire la simulazione, tre fasi, no? In un certo senso, che mi conviene separare concettualmente. La coda di simulazione. La coda di simulazione è una coda prioritaria di eventi. Allora definiamo l'oggetto evento, prima di poter caricare queste cose. Allora, l'oggetto evento lo possiamo definire anche come classe privata qua dentro, se vogliamo. Intanto ci serve solamente qui, oppure come classe esterna, come volete, non cambia nulla. Class event. Mi serve solamente qui. Che cosa contiene un evento? Allora, dicevamo, un evento innanzitutto contiene un tipo. Che è prendi o posa.
poi conterrà l'istante di tempo, che quindi sarà una local date time, istante, o tempo, chiamiamola così, la stazione, questi ci saranno di sicuro, poi vediamo, se ci serve altro lo aggiungiamo. Event type che cos'è? Ma event type lo posso definire anche qua internamente come numerazione, che conterrà semplicemente che conterrà semplicemente due tipi di evento, cioè prendi la bici e posa la bici, chiamiamola pick and drop, così a quattro lettere. Questo è facile, no? È più semplice della simulazione che avete fatto, quindi solamente due eventi, prende e posa. O meglio, provo a prendere e provo a posare, perché mi ha detto che ci riesca, no? Perché dipende dalla disponibilità. Local date time, ci arrabbia perché non ho ancora detto che è java.time. Ok, poi questa classe evento diventa l'inquilino, l'abitante della coda prioritaria. Quindi di sicuro dovremo definire l'equal slash code e anche il compattore. Definire sulla base di quale criterio la coda prioritaria è ordinata. E in questo caso ovviamente l'ordinamento ce l'avremo sulla base del tempo. Quindi popoliamo questo è l'oggetto, dobbiamo semplicemente aggiungerci tutte le cose che servono, che sono il costruttore, che sono i getter e setter, niente, oggi è il giorno in cui non scrivo privato, eh? E poi ci sarà sicuramente escode equals, non abbiamo un campo che si presti per singolo evento, quindi in realtà dobbiamo due eventi sono uguali se tutti e tre quei campi lì sono uguali, perché il tempo non è sufficiente, io potrei avere due eventi diversi che avvengono nello stesso istante di tempo, per una bici da una parte, una cosa una dall'altra nello stesso secondo, sono due eventi diversi. Quindi devo usare tutti e tre. C'è una funzione escode che si fa del male. E poi soprattutto dobbiamo definire l'ordinamento. Quindi un comparatore compare to simula other, che mi definisce l'ordinamento. L'ordinamento questa volta lo faccio rispetto al tempo. Allora dovrò ricostruire. Ricordiamoci sempre che il comparatore fa una sottrazione, questo meno un altro. Ok? Quindi deve essere negativo se questo, se io, devo essere considerato prima dell'altro. Positivo se io vengo dopo l'altro. In questo caso noi vogliamo un ordinamento temporale crescente.
Quindi possiamo ad esempio fare la sottrazione dei millisecondi corrispondenti. No? Quindi potrei ritornare this.tempo, che è un local date time, punto guarda qua, c'è già un compare to già fatto apposta, compare to other, quindi delego per comparare due oggetti. E cos'è che non ti piace? Is not a, ah sì sì sì, non è other.getTempo. Ah, che simula. Event. Così. Confronto un evento con un altro, e quindi questo criterio di ordinamento, il compare to, verrà usato dalla coda prioritaria per quando inserisco un nuovo evento, inserisco nel punto giusto. E per farlo gli dico vai a confrontare il tempo di questo evento col tempo di un altro evento, usando il compare to che è già definito su tempo, che è un local time, local date time. Quindi non devo neanche fare io la conversione in millisecondi, salvo il programma. Come quasi sempre delegare appunto al comparatore del tipo base su cui facciamo il confronto. Allora, questo, a parte il fatto che è lungo 6 videate, è un oggetto relativamente stupido. No? Contiene questi tre valori e la cosa veramente importante è questo comparatore. Quindi, sulla base di questo oggetto, io posso definire la mia coda prioritaria. Quindi collassiamo qua così non lo vediamo, posso definire la mia coda prioritaria priority queue di eventi coda. Questa è una coda prioritaria sulla base della cui priorità viene data dal criterio di ordinamento naturale dell'oggetto che appartiene alla coda. Dice gli elementi delle code prioritarie sono ordinate secondo l'ordinamento naturale, o attraverso un comparatore, ma noi non l'abbiamo dato, fornito al tempo della costruzione dell'oggetto. Allora, creiamo un nuovo. Qui ho definito semplicemente la variabile, poi nella load trips la prima cosa che devo fare è ovviamente creare la nuova coda, uguale new, priority queue, di eventi, e poi inizio a inserire degli eventi dentro questa coda. Cosa inserisco? Inserisco gli eventi di presa. Io posso inserire nella coda tutti gli elementi di presa di una bicicletta, tipico. Poi nel momento in cui prendo una bicicletta, vado a cessare l'elemento di presa, vado a inserire l'elemento di drop della stessa bicicletta. È inutile che si sbagliate sui drop, perché non so neanche sicuro se la bicicletta la prendo, quindi sicuro non vado a inserire l'elemento di drop di una bicicletta che magari non la prendo, ma non avrebbe senso. Oppure dovrei complicare la vita e dire ma questo drop qua è una bici che poi ti diventa. Visto che noi non teniamo traccia della bici, del numero di bici, ci complicherebbe solamente. Quindi io inserirei, carichiamo, inseriamo tutti gli eventi di presa, di pick, delle biciclette, che sono presenti nei trip specificati. Quindi, per tutti i trip che sono appartenenti a trips, aggiungo un evento alla coda.
coda.add, di un nuovo evento. Devo creare un nuovo evento. Di che tipo? Event type pick. A che istante di tempo? Trip.getStartDate. In che stazione? T.getStartStation. Porca zozza. Mi piacerebbe mettere getStartStation, però purtroppo l'oggetto trip non ha riferimento a station, ma solamente station ID e station name. Giusto? Quindi come faccio a sapere qual è il riferimento all'oggetto station? Lo chiedo al modello, dai. Quindi diciamo model.getStationById di trip.getStartStationId. No. È un po' lunga sta chiamata, ma creo un nuovo evento. L'evento ha tre campi. Andiamo a capo così forse si legge meglio. Il tipo di evento, il tempo associato all'evento e la station associata all'evento. L'oggetto trip che mi viene passato non ha un campo station, ha solo station ID e station name. Per avere il campo station chiedo al modello, senti, io ho un ID, mi dà la station, visto che tu sei il modello, ovviamente hai le informazioni. Quindi devo andare a implementare questo metodo nel modello. Creiamo questo metodo, qui servirebbe magari una mappa eventualmente, no? Che mappa gli ID sugli oggetti station, ma se no facciamo in fretta. Qui ho tutte le stazioni, this.getStations e for station, ok, per ciascuna di queste se s.getStationID uguale a startStationID, allora questa è la stazione che voglio. Altrimenti se non la trovo, che non dovrebbe mai succedere, ritorno nulla. E poi con un bel to-do grande sostituire con una map se abbiamo problemi di prestazioni. La mettiamo dentro il model comunque, non avete il simulatore. Il simulatore ha già i suoi problemi a gestire gli eventi, figuriamoci se lo facciamo gestire anche le mappe per il lookup delle stazioni per ID. Quindi, tornando nel simulatore, ho inserito questi eventi e quindi sono pronto a cominciare a simulare. Mi posso passare alla fase 3. La fase 1 inserisco i dati di base. Fase 2, inserisco la coda di simulazione, fase 3, marcio simulo. E sto da sempre soddisfazione chiamare un metodo run. E qua è il metodo del ciclo di simulazione base. Estraggo un evento, lo guardo in faccia, faccio quello che devo fare, traccio, faccio ciò che devo fare, dovrò sicuramente aggiornare sia lo stato del simulatore, quindi l'occupazione, sia gli output che sto calcolando, e ovviamente anche eventualmente la coda degli eventi aggiungendo nuovi eventi. Allora, metodo run,
while event è uguale coda punto poll, che ottiene e cancella la testa della coda. Finché sta roba è diversa da null. Non ti piace? Va bene. Event è ok. Quindi fate un buon lavoro, memorizzo i niente con un guardo un doppio qua, salvo i niente e la direzione salvata di questo. Se deve essere nulla qualcosa di guardare, se no esco. Sì, è un po' condensato, avrei potuto vedere se la coda non è vuota, allora prendi l'evento. Sarebbe stato più leggibile. Ah, questo E è un evento da elaborare, da processare. Di che tipo è? E.EventType. Allora, posso avere case pick e poi posso avere il case drop. Se non è né pick né drop abbiamo dei problemi. Interrompiamo il tutto. Ok? Quando lui ha finito di iterare questa cifra vuol dire che ha svuotato la coda degli eventi, ma niente da fare, posso ritornare. Cosa devo fare quando prendo una bicicletta? Che per ora la coda degli eventi avrà solo eventi di questo tipo per il momento, ok? Quando prendo la bicicletta, innanzitutto devo vedere se la posso prendere o no. Giusto? Devo vedere se la stazione da cui la voglio prendere ha ancora disponibilità. Quindi vado a vedere quanti posti ci sono ancora nella stazione. Quale stazione? Beh, e.getStation. Evento E va dentro, perché si chiama getS e non getStation, sta roba qua. Come l'ho chiamato questo qui? Ah, Station S, perché pigrizia? È più lungo così, ma poi dopo diventa leggibile, altrimenti lo chiamo solo S. Ok, poi ovviamente se l'abbiamo anche qui 18 volte sotto. Va bene, ancora un pezzo qua.
Allora, quanti posti ci sono, quanti posti sono già occupati in questa stazione? Allora, se ci sono 0 bici, non posso prenderla. If posti uguale a 0, non posso prenderla. Errore, cioè, non così impossibile prendere una bici stazione vuota. E quindi qua è un errore, cioè incremento di 1 il numero di prese mancate. E ovviamente, non avendo preso la bici, non vado ad aggiungere l'evento di posa, di restituzione di quella bici, perché non l'ho presa, non la posso inventare. E quindi finisce lì. Se invece ci sono bici da prendere, prendiamone una. Prenderla significa decrementare di 1 la disponibilità, l'occupazione di quella stazione. Quindi occupazione.put e.getStation col valore quale? Posti meno 1. Fatemi mettere un commento. Posti occupati. Non sono i posti liberi, sono i posti occupati, sono le bici presenti. Quindi ho preso la bici, quindi tengo conto, decremento di 1 la disponibilità di biciclette in quella stazione, e adesso devo schedulare l'evento di riconsegna. Allora, l'evento di consegna sarà ovviamente quindi coda.add di new event di, il primo campo è il tipo di evento, quindi event type.drop, e poi gli altri due mi creano dei problemi perché devo dire a che ora e in che stazione di riconsegna. E come faccio a saperlo? Io ho in mano solamente l'evento di presa. Per sapere quando e dove dovrò consegnare la bici, dovrei ricordarmi qual è il trip da cui questo evento di presa è stato generato. Giusto? Perché nel trip c'è indicato che quella bici l'ho presa qui e l'ho posata là. Quindi per poter inserire l'evento di riconsegna ho bisogno di ricordarmi nell'evento di presa qual era il trip, essenzialmente, l'oggetto trip. No, io finora ho preso degli oggetti trip la prima metà, la parte di presa. Perché inserisco tutte le prese. Per inserire la riconsegna in realtà mi serve ancora l'oggetto trip per andare a interrogarlo sulla tempo di arrivo e la stazione di arrivo. Quindi in realtà non l'ho messo subito, ci arriviamo quando lo scopriamo. Nell'evento ci sono informazioni che sono legate espressamente alla simulazione, ma anche in questo caso c'erano informazioni che servono per generare gli eventi a cascata, che mi salvo dei dati che mi serviranno poi. Quindi qua lasciamo in sospeso questo metodo e dobbiamo andare a modificare l'evento aggiungendo un campo. E il campo che dobbiamo aggiungere è il trip. Non ci facciamo quasi nulla, semplicemente dobbiamo salvarcelo. Quindi nel costruttore aggiungo il campo. E poi avrò
un metodo getTrip e basta. Lui non interviene né nell'ordinamento né nell'hashcode, niente, è un campo in più aggiuntivo, mi porto dietro. Questo vuol dire che quando io vado a popolare la lista degli eventi qui ho messo i dati che veramente mi servivano, ma in più devo mettere un dato che al momento non serve a nulla, ma quando elaborerò l'evento di peak mi servirà, che è il trip T. Ti piace? Ah sì, perché l'ho messo nella parentesi sbagliata. A questo punto, dentro l'evento, ho ancora la memoria del trip che mi aveva generato questo evento e quindi quando vado a fare il peak mi chiedo qual è il tempo di arrivo. Allora, il tempo di arrivo me lo dice dall'evento, vado a prendermi il trip e dal trip adesso posso avere il tempo di arrivo, che è il get end date, ecco qua, era il primo. E così anche la stazione di arrivo è punto get trip, me la faccio dire dal trip, get end station. Di nuovo devo di nuovo fare il giro di prima perché lui mi dà lo station ID e devo chiedere al modello di convertire lo station ID in una station. E poi mi serve il quarto parametro, che è il trip. Di nuovo è nel costruttore, adesso ho quattro parametri. In questo caso però non mi serve salvare più nulla, e quindi posso mettere un null, oppure rimettiamo T stesso, dai. Lo replico, visto che ce l'ho, non mi costa niente metterlo. Quindi ogni evento, sia di peak che di drop, si porta dietro l'informazione della riga trip della tabella che l'ha generata. Quindi quando non inserisco iniettare di dati all'esterno mi salvo il trip, quando rigenero un evento nuovo a partire da un evento elaborato mi salvo sempre quel dato. E direi che il peak dovrebbe essere a posto. Il drop è più facile. Il drop è più facile perché mi basta solamente verificare se funziona o no. Cioè se è possibile o se non è possibile. Anche qua devo chiedermi quanti posti occupati ci sono, qui siamo nell'evento di drop, perché mi dice dovrebbe locale duplicarsi, perché si chiamava già qua, lo switch fa schifo. Posti 2. Quindi, è già tutta piena la stazione di arrivo? Cosa vuol dire? Se la stazione di arrivo, l'occupazione della stazione di arrivo, evento.getStation, beh, scena questa. Già, scusate, stavo ricalcolando ma ce l'ho già. Se l'occupazione, il numero di bici presenti è uguale alla sua capienza massima, se tutti i posti sono pieni, qual è la sua capienza massima? Ma me ce l'ha il modello. Perché in realtà l'oggetto station già a sua volta ha il campo, come si chiamava? Doc count. Quindi se questo è già uguale a e.getStation.getDocCount è tutto pieno. Per
consegna è impossibile. E quindi non potrò fare altro che incrementare il numero di errori. Quindi consegne mancate più più. Se invece non è tutto pieno, ok, posso riconsegnare, andando ad aggiornare l'occupazione della stazione e punto get station mettendo posti più 1. E non devo riscattare nulla di nuovo, finito. Allora adesso non ci dovremmo aver fatto tutto, non ci resta che farlo funzionare. Prese mancate, prese consegnate, bisognerà aggiungere più che un getter o setter, perlomeno un getter. Questo perché si arrabbia e dice che lo ricappa non è usato, ma non è vero, l'ho usato. Ok. Cosa dobbiamo fare per finire? Dobbiamo andare nel controller, in questo doSimula, anche qua, chiamare i metodi nell'ordine giusto. Quindi abbiamo il day, qui per noi tempo non ho controllato gli errori, eccetera, quindi poi nella versione completa aggiungo tutti i controlli. Però adesso andiamo dal punto di vista logico, cosa dobbiamo fare? Abbiamo un giorno, dobbiamo prendere l'ora di K, prendendolo da dove? Avevamo lo slider getValue diviso 100, perché lo slider faceva vedere i numeri da 0 a 100. E a questo punto possiamo inizializzare il simulatore. Uguale new simula, e simulatore ha bisogno di tre parametri: il modello, che ti passo ovviamente, il giorno e il K. Poi, una volta che ho inizializzato il simulatore, a questo punto inizializza la disponibilità degli installi a K% del pieno. Devo caricargli gli eventi, quindi dovrei fare sim.loadTrips, e questo vuol dire che adesso le devo prima calcolare queste trips, non ce l'ho ancora una lista dei trips del giorno, e subito dopo potrò fare sim.run, lavora, e quando hai finito stampo cosa? sim.get consegne mancate e sim.get prese mancate, che sono i due risultati della simulazione. Quindi a livello di, diciamo, di flowchart non ci sono ancora le istruzioni perché stiamo finendo il tempo. Ok, il controller prende il simulatore e dice fai questi lavori.
A seconda dei casi il simulatore lo possiamo creare dentro il controller oppure lo crea il modello dentro il suo metodo di modello, è abbastanza importante. Questa cosa mi raccomando fatto qui perché dovendo restituire due valori per non farmi una classe che ricompensa due interi e non complicarmi la vita, sono quattro istruzioni. Ciò che manca ancora per poterlo testare è un metodo che mi calcoli tutti i thread della giornata. Allora io dovrei a questo punto avere una lista di trip chiedendo al modello get trips by day, by date di questo giorno. Dimmi quali sono i trip che si svolgono in questo giorno, visto che ho scelto il giorno. Controllare che non siano zero, perché se no non c'è niente da simulare, e poi passarlo. Adesso noi questo metodo non ce l'abbiamo, dobbiamo fare il metodo del model e a sua volta poi il metodo del DAO che faccia la query. Nulla di complicato, ma di sicuro in 3 minuti non ce la facciamo. Quindi non sono neanche in grado di dire al 100% che il simulatore funziona, bisogna vedere. Il flusso logico, grosso modo, è questo. La cosa che poi lo completo, e eventualmente lunedì lo discutiamo insieme, se volete, se ci sono se vengono dei problemi o altro, dopo lo pubblico. La cosa importante quando pensate alla simulazione, secondo me, è sempre pensare separatamente a questi 3 momenti. Quali sono i dati che devo far evolvere e quindi i risultati che devo calcolare? Quali sono gli eventi che possono succedere e poi le regole di come tratto i singoli eventi, cioè il metodo run. E la definizione della classe evento forse è la cosa più difficile di tutte, perché devo prevedere qualche cosa che viene messo lì da parte e poi lo tirerò fuori dopo, e nel momento in cui lo tiro fuori devo avere tutte le informazioni che mi servono per poter decidere cosa devo farci. Ok? Allora, lasciamolo così al 98% in sospeso e eventualmente ne riparliamo lunedì se avete dei dubbi. Domani invece avrete un altro esercizio, sempre di simulazione, proposto in laboratorio. Buona giornata.